Allora, oggi nuovo video sui prodotti, diciamo, che utilizzo in estate, in questo periodo, anche se fa un caldo bestiale, quindi non è che utilizzo particolari prodotti, però boh, anche con matita, rossetto, un po' di blush, cioè per me va bene così, però magari ci sono persone che hanno più bisogno di più hanno più problematiche in viso e quindi hanno bisogno di coprire e sentirsi tipo sicuri con una buona base. E io vi farò appunto vedere i prodotti che utilizzo magari, cioè utilizzo in estate, magari potranno anche servirvi, non lo so. Allora, come base, quindi come crema, no, come base, come crema volevo utilizzare questa Resolution della Complete Balance, adesso ne è uscita un'altra, della Nutri Effect, che utilizzo io in estate. Ed è da giorno perché diciamo come base e utilizzerò anche i prodotti. Sto quasi finendo. La utilizzo perché non posso utilizzare quella che è molto più più io fino a 4 settimane, vabbè, 4 settimane fa utilizzavo l'altra, quella diciamo più ricca, più idratante. Adesso non la posso utilizzare più perché, cioè, se la utilizzo si scioglie tutto, eccetera. Ecco che ho dimenticato le cose per le sopracciglia, come al solito. Va bene, ok, le vado a prendere e ritorno, meglio. Così magari il tempo si asciuga la crema e quindi a dopo. Rieccoci di nuovo qui, quindi sì. Ora devo asciugare un po' la crema, purtroppo. Comunque io utilizzo questa per appunto il fatto di opacizzare la zona T, quindi essendo che una pelle così problematica. Poi invece vado a utilizzare un fondotinta, però questo è appunto questo in polvere di Avon nella tonalità nude, che io non so che io non ho mai utilizzato in tutta la mia vita. Questo è il primo anno che utilizzo questo prodotto e lo utilizzo qui con voi, però non, cioè, quotidianamente non lo utilizzo mai perché non, cioè, vedo che non, cioè, è molto leggero come fondotinta. Non è uno di quei fondotinta appunto in crema che comunque sono tipo coprenti e che ti coprono tipo questa zona qua, eccetera. È un mix, appunto, un fondotinta in polvere copre, però è modulabile, quindi bisogna, cioè, la coprenza la decido io, quindi questa è la cosa. Niente, sto ancora col kabuki dell'Avon che fa schifo proprio, ma perché ancora non mi sono arrivati gli altri pennelli. Quindi prelevo un po' di prodotto, anche se qui, mamma mia, ne è uscito un casino da solo. Bene. L'importante è prendere e scuotere e applicare sul viso con movimenti circolatori, in modo che la polvere si espanda. A me piace perché adesso sto vedendo la coprenza, non so se si riesce a vedere rispetto la guancia qui non trattata e la guancia trattata col prodotto. Sto vedendo comunque un fondotinta abbastanza leggero, mi piace molto come fondotinta estivo, non si sente completamente nella pelle, infatti lo vedo che è qua coperto, non so se si riesce. Riusce, vabbè, oggi non mi vedi parlare. Riesce a vedere, però appunto vedo io che qua la zona è molto più coperta rispetto a qua, quindi è buono. Sì, vabbè, io dico che le cose non sono buone, però quando li vedo attraverso qua, vedo che sono buone. La tonalità è ottimissima.
appunto vedo che la tonalità abbina al colorito di pelle. Io non so perché utilizzo sempre la nude, perché mi ci trovo bene sia d'estate che d'inverno. La nude per me è perfetta, perché è un mix tra, secondo me, tonalità chiara e tonalità media o scura. Questo kabuki fa schifo, però vabbè. Metto tutto qui. Ok, vabbè, ormai l'ultimo è poco uscito. Sembra una cipria, ma non è una cipria, perché questo appunto è un fondotinta tipo minerale coprente, no? Non so, magari mi sposto, ma io vedo che è molto coprente, non so se riesce a vedere, però è così. Non si riesce a vedere perché forse la luce è troppo bianca, perché appunto è quella di fuori, cioè tipo naturale, e mi fa tipo bianca, però nello specchio io mi vedo un altro colore. Quindi, finito col fondotinta, che questo è bellissimo, ve lo svuoccio che è meglio, perché magari... magari così si riesce a vedere, solo che messo qua non è che si riesce a vedere bene. Va, peccato, però comunque un bel fondotinta ultra ultra scintillante, quindi se vi piacciono le cose scimmerose questo è perfetto, ed è buono appunto per il caldo. Io lo sopporto, anche se esco fuori lo sopporto, però non so voi. Appunto, questo è un rimedio per non usare quelli in liquidi, che sono molto pesanti, quindi appesantiscono molto la pelle, quindi in estate è meglio quelli in polvere. Invece come correttori ne utilizzo tre, qui in estate ne utilizzo tre. Allora, uno che è di Yves Rocher, ho fatto un gran... lasciamo aperte. Questo è di Yves Rocher, è un correttore zero difetti, ottimissimo, vedete. Non so se utilizzarlo, perché non è che mi vedo particolari problemi, cioè nel senso forse qui ho le occhiaie da sonno. Poi utilizzo quello liquido dell'Extra Lasting, questo di qua in tonalità fair, che è anche fair chiaro, che anche se tipo magari... volete illuminare la zona del contorno occhi è molto carino, ma forse utilizzerò questo. E poi un altro di Avon, che questo è molto leggero, in tonalità medium, ed è questo appunto in stick, che è molto molto carino. Non lo so, sinceramente non vorrei utilizzare niente nelle occhiaie, però utilizzo questo che è molto molto, come dire, carino, anche se appunto quelli liquidi magari non vale la pena utilizzarli, visto che appunto se me ne state magari meglio quelli o in stick. Quindi non si tonga, anche perché comunque è leggerissimo. Quindi come correttore utilizzo questi tre. Come, vabbè, base per il trucco occhi utilizzo questa di Yves Rocher, sempre la stessa, che appunto utilizzo per il trucco, se, visto che anche a 40 gradi io mi trucco lo stesso gli occhi ogni tanto, cioè quando mi va, tipo in quel periodo mi va, in quel periodo, in quel giorno mi va di truccarmi, di fare dei trucchi molto carini, allora utilizzo la base, se no utilizzo un po' di matita per uscire via senza mettere niente. E come invece blush, ho
come blush i soliti due, questo dell'Avon Intonalità Plum Pot, molto figo. Faccio vedere, eccolo qua. È molto bello, un bel rosa, rosa con dei brillantini viola. E poi c'è questo di Still Day, tipo questo rosa, rosa Dolly. Bello, bello. Sono molto pigmentati entrambi. E invece per le sopracciglia utilizzo il kit per sopracciglia dell'Avon, che è appunto così. Per adesso non lo vedo più, quindi non so se lo hanno tolto, che è un kit dove viene mostrato appunto, è a due parte in cera, cioè la cera che si applica prima, e il colore è matto. Poi, come matite, questo periodo, perché comunque le altre colano, utilizzo queste tre, queste di qua. La prima è questa ed è un eyeliner, Always on Point si chiama, sempre dell'Avon, che è un autotemperante, che qui è appunto scomparso il tappo dietro, è tipo come le glimmer stick, no? Ed ecco qua, questa è blu. Oddio, blu scuro. Cioè, vabbè, ora sono usciti tutti i colori, nero e quant'altro. E due di color trend che sono The Eyeliner. Questa si chiama Bikini Black. Appunto, queste sono quelle che utilizzo maggiormente, tipo questa nera per il caldo, e rende veramente bene. Questo è il secondo swatch. Rende perfettamente bene. Infatti mi piace la sua, come dire, tenuta, perché dura, sembra tipo quelli Super Shock dell'Avon, sembrano simili a quelli. Adesso sto comparando perché non so se farò un trucco occhi, ma non lo so. E poi c'è anche questa viola Tropical Storm, che è questa di qua, anch'essa dicono che è waterproof, ma sinceramente a me le matite durano zero, anche se sono waterproof qui. Però mi ci trovo bene, per questo appunto ho messo queste tre matite, perché comunque non colano come le altre, quindi sono waterproof. Invece come rossetti, vabbè, io sto andando così, ma come rossetti sto utilizzando questi due, che sono della linea Indulgence, sempre dell'Avon. Questo è il packaging. Uno è quello che vedete sempre, il super rosa. Ecco qua. Vi faccio un piccolo swatch. Ed è il Pink Petal, che appunto utilizzo tanto nei get messaggi. Vabbè. E questo invece è l'Orchid. Mamma mia, anzi, è un tubo. Una cosa del genere, Orchid, insomma, come lo scrivo, che è questo un po' sul viola. Faccio solo swatch. Molto carino questo, con un trucco tipo sul grigio, argento. Questo rossetto è molto carino. Mi hanno detto che sbavano un po', però io, cioè, almeno su di me li trovo buoni. Li trovo molto molto buoni. Cascato tutto. Quindi diciamo che sbavano, così hanno detto, però io non ho questo problema. L'unico problema che ho con questi rossetti è che lasciano un brutto sapore in bocca, cioè, ma brutto brutto. Poi invece ne utilizzo ogni tanto uno di Kiko, che è quello matte che mia zia mi ha regalato. Infatti, siccome ne ho uno vecchio, che questo è il packaging, se fra non so che cavolo è successo. Quindi vi mostro quello nuovo. Vabbè, il packaging è questo. Siccome lei ha sbagliato tonalità, ha ripreso di nuovo quello che mi ha ridato a me.
ed è questo di qua, che è un nude, però è molto carina, a lei non piace molto, quindi me l'ha regalato a me. Me lo svuoccio, devo dire che è molto carina, anche se c'ha tipo un finisher, ecco qua, ha un finisher satinato, però per quanto riguarda che lo uso su questo, quando tipo c'ho, non lo so, un trucco che vedo che comunque nessun rossetto ci sta, utilizzo questo. E poi utilizzo ogni tanto sto stilo multiuso, tra in uno dell'Avon, che fa sia da ombretto, blush e rossetto. Si chiama Shimmer in Bronze ed è questo di qua, che qui sembra un marrone, però appunto anche svuocciato sembra un marrone, ma oggi che c'ha? Me lo dice? Boh, no, quindi questo di qua non mi piace molto perché al sole è arancione, quindi non mi piacciono le cose arrangiate, l'avevo preso tanto così per provare. Ah, poi invece gli ultimi due rossetti, quelli che utilizzo in questo periodo proprio in estate, sono questi della linea Extra Lasting, sempre via. Uno è il Forever Pink, che è un rosa un rosa antico, secondo me. Molto molto carino. Che in inverno non lo vedevo molto bene su di me, invece in estate lo vedo un pochettino carino. E poi c'è il Pink Peach, che è appunto un colore tipo rosa, tipo fucsia. Ma che? Vabbè, tralasciamo. Ed è il secondo. Molto carino pure questo. Questi hanno, cioè quando voi andate ad applicare succede che succede che poi diventano tipo secchi, però non secchi che vi seccano le labbra, ma secchi. Infatti lo utilizzo con voi e vi faccio vedere. Quello sto utilizzando, ok. Ok, come vedete appunto è un bel colore, a me piace molto in estate. Invece come mascara, come ultime cose che utilizzo in mascara, utilizzo questo di Extra Lasting perché è waterproof, quindi va benissimo. Poi fa delle bellissime ciglia, questo è il suo scovolino, ha più di un anno che ce l'ho ed è ancora perfetto. Lo adoro molto, infatti l'unica cosa brutta è che l'hanno tolto, però sicuramente lo metteranno in quelle offerte di là. All'inizio quando l'ho comprato ero scettico, ho detto ma vabbè, lo comprai insieme a questi tre, a questi due, cioè il rossetti più il mascara. Ho detto vabbè dai, sarà buono buono se non niente. E invece è il risultato ottimo, fa delle ciglia super belle. E poi vabbè, prediligo molto anche i mascara colorati, che questi sono di color trend. Uno è turchese. Oddio. Molto buono. E invece questo è il Cobalt Cabaret, che è appunto un blu, che l'unica cosa è che mi è appunto me l'hanno mandato senza, tipo è difettato, come dire, che manca di quel tappino, perché appena ve lo chiudete comincia a fuoriuscire il prodotto. Però è un bel blu, è un bel blu veramente elettrico, super bello. E niente, questi sono appunto i prodotti che utilizzo io in questo periodo del caldo. E niente, fatemi sapere anche quale utilizzate voi, fatemi sapere appunto se e tra questi prodotti che utilizzo io ne avete qualcuno voi. E niente, al prossimo video, ciao, alla prossima.